Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net, ancora qui da Berlino, questa volta per fare un confronto tra due veri e propri top di gamma, S7 Edge, che ormai lo conosciamo bene, e Asus Zenfone 3 Deluxe. Mostrato qui in Europa per la prima volta da Asus, andiamo subito a vedere un po' le differenze. Eccoci qui quindi, Asus Zenfone 3 Deluxe sulla sinistra e Galaxy S7 Edge sulla destra. Vediamo subito un confronto dimensionale. Per quanto riguarda gli schermi, chiaramente abbiamo un 5.5 pollici su S7 Edge e un 5.7 pollici su Zenfone 3 Deluxe. Nonostante le differenze di schermo, comunque i due dispositivi non è che siano molto diversi da un punto di vista dimensionale. Come vedete, Zenfone 3 Deluxe è leggermente più alto e chiaramente più largo, vista la dimensione di schermo, e anche perché S7 Edge, avendo il display curvo sui lati, come ben saprete, non ha, ha la possibilità di avere comunque sia una larghezza inferiore vista la curvatura. Nella parte posteriore abbiamo il vetro per S7 Edge, mentre un alluminio senza interruzioni, perché questo Zenfone 3 Deluxe è il primo smartphone al mondo senza antenne praticamente visibili all'esterno, e abbiamo una fotocamera da ben 23 megapixel con tre sistemi diversi di messa a fuoco: laser permanente e chiaramente l'autofocus standard. Sulla destra, S7 Edge ha una fotocamera da 12 megapixel con dual pixel, ormai la conosciamo bene, apertura focale f1.7, quindi in grado di catturare davvero tantissima luce. Doppio flash LED per entrambi i dispositivi, e qui abbiamo anche il card frequenzimetro. Il sensore delle impronte digitali è posto nella parte posteriore su Zenfone 3 Deluxe, in basso invece nella parte anteriore su S7 Edge. Zenfone 3 Deluxe non ha tasti fisici come vedete sul davanti, ma solo tasti capacitivi, invece S7 Edge ha il tasto fisico, abbiamo detto anche sensore, e i due tasti soft touch. Da un punto di vista hardware sono due vere e proprie potenze, perché S7 Edge ha un Exynos 8890 con 4 GB di RAM, Zenfone 3 Deluxe invece ha uno Snapdragon 821, il primo dispositivo ad uscire con questo processore, e frequenza di clock di 2.4 GHz e ben 6 GB di RAM. Oltretutto una memoria interna che può variare dai 64 ai 256 GB. Per quanto riguarda invece S7 Edge, sappiamo che ci sono 32 GB espandibili con microSD e anche dual SIM, cosa che non è vera invece per S7 Edge, o almeno nella versione che arriva nel nostro paese in Italia non è dual SIM ma è mono SIM. Display, abbiamo detto, 5.7 pollici per Zenfone 3 Deluxe, con risoluzione però Full HD, mentre S7 Edge ha un display Quad HD, abbiamo detto, da 5.5 pollici. Sappiamo, Super AMOLED, uno dei migliori display sul mercato attualmente, l'abbiamo già recensito, quindi lo sapete bene. Per quanto riguarda i prezzi, S7 Edge è uscito ad 849 euro, anche se ora lo street price è ovviamente inferiore e non di poco. Zenfone 3 Deluxe uscirà in Italia, non sappiamo bene ufficialmente quale sarà il prezzo, però ci hanno detto qui in Germania che sarà di 849 euro anche per Zenfone 3 Deluxe, quindi un vero e proprio top di gamma anche nel prezzo. In Italia presumibilmente arriverà allo stesso prezzo, queste ovviamente sono ipotesi. Direi che per il momento, per questo veloce confronto, è tutto. Come vedete siamo di fronte a due dispositivi davvero molto molto belli esteticamente, molto potenti, e non ci sono rinunce da fare, insomma, per chi sceglierà uno dei due smartphone. Da Emanuele Capone è tutto per tuttoandroid.net.